Cari amici, buongiorno a tutti, buona domenica e anche buon pomeriggio. Allora, siamo finalmente qui tutti insieme. Mi rivolgo agli amici del lotto, ma lo vedete perché vedete il quadro con i numeri. Facciamo un attimo un aggiornamento, tiriamo un po' le fila. Allora, niente, io ho estrapolato ancora dei numeri che sono i più frequenti dall'inizio dell'anno. I 12 numeri top al momento sono 12, che sono diciamo più frequenti perché sono usciti ben più di 40 volte dall'inizio dell'anno, quindi sono veramente molto frequenti. Tutti questi numeri che vi dirò sono ugualmente buoni da giocare, perché comunque li vedete nelle varie estrazioni sempre presenti. Ovviamente, essendo 12, noi dobbiamo fare la schedina da 6, quindi non possiamo, ahimè, inserirli tutti perché sono 12, quindi vanno inseriti in un certo modo. Allora, io vi consiglio di far così. Allora, se manca poco al vostro compleanno o siete nel mese del vostro compleanno, traete da questi 12 numeri quelli che sono nella vostra data. Perché praticamente quando ricorre il compleanno di ognuno di noi i numeri escono e di solito escono anche al 10 e all'8. Quindi se ce li avete, state facendo il compleanno o lo state per fare o manca un po' di tempo, comunque giocateli. Se invece il vostro compleanno è ancora lontano, provate a scegliere questi 6 numeri da questi come più vi piace, cioè potete fare anche la giocata da 3. Ne scegliete soltanto 3 e aumentate la posta. Girateli come volete. Io ho preparato una schedina, diciamo per martedì. Non è detto che la cambierò, che non cambierò ancora qualche numero prima di martedì, però ve la do, visto che in questo momento ho questa, perché capita a volte che io cambio qualche numero, della schedina in base a. Ma dovrebbe essere questa. In ogni caso, se anche io dovessi cambiare qualche numero, è molto buona come schedina, eh? Ci sono presenti 3 numeri tratti da questi e altri 3 no, però sono ugualmente numeri molto buoni e frequenti. Io ve la do perché visto che ce l'ho sotto mano, ve la do. Però voi prendete sempre in considerazione tutto quello che ha a che fare con voi, perché come dico sempre, la schedina è personale e giocate sempre poco. Ormai siamo rimasti in pochi a seguire questa, credo siate in pochissimi che seguite questa rubrica perché ancora un risultato vero e proprio non lo abbiamo avuto, quindi presumo che molti di voi si sono stancati e non seguono più la rubrica e capisco perfettamente. Quindi per quei pochissimi di voi, come dice la canzone, siamo rimasti in tre, una vecchia canzone, siamo rimasti in tre, no? Però diciamo io continuo a crederci nel fare questo 6 al 10 e all'8, quindi quelli che tra di voi ancora ci credono veramente grazie, perché capisco che molti si possono essere stancati di non quagliare il risultato, ma voi capite anche che non è semplice. Allora, io vi do questi 12 numeri che sono veramente i top del top, ma basta guardarvi le estrazioni, non ve lo devo dire io, potete, se andate a guardare le estrazioni del 10 all'8, lo ve ne accorgete. Vi do allora questi numeri top, potete fare una schedina da 10, da 6, da 7, come volete. Io faccio quella da 6, però io ve li do come volete. Come volete, quelli di voi che vogliono tentare possono anche giocarli all'otto, eh. Sono buoni anche all'otto questi, non solo il 10 e l'8. Fate come più preferite. Io ve li do 1, 5, 10, 13, 31, 48, 54, 57, 71, 73, 82 e 87. Non che gli altri non siano buoni, perché quelli frequenti sono tanti, però questi veramente ve li trovate sempre come il prezzemolo. Tra l'altro, alcuni di questi,
Si possono utilizzare come capogioco. Cosa vuol dire? Che li mettete fissi, non so, andate a scegliere il 13, che praticamente è più frequente, ci aggiungete un altro numero forte, come può essere magari il 54 o il 31, e ne mettete due e li ripetete sempre quelli. Poi ne aggiungete altri 4 a girare in base alle uscite, e lì è magari anche più facile che beccate il 6. Questa è una dritta che vi do, poi ovviamente decidete voi in base a. Io vi do la schedina che ho preparato io, ma come vi dico, potrei anche cambiarla, per cui voi prendete quello che ritenete opportuno. Io ve la do perché ce l'ho qui, ma non sono sicura che giocherò tutti questi 6 numeri, che non farò ancora qualche cambiamento la di martedì. La schedina è 1, 5, 27, 48, 74 e 88. In questa schedina ci sono solo 3 di questi numeri qua, e 3 sono, diciamo, buoni. Ok, poi voi vedete che cosa volete fare. Se non siete riusciti a scrivere i numeri, fermate il video, tornate indietro. Cosa dirvi? Intanto ringrazio ancora tutte le persone che continuano a seguirmi, perché mi rendo conto che quando il risultato non arriva, uno ovviamente non lascia andare, no? Però se c'è ancora qualcuno che mi segue, sono contenta, perché vuol dire che alla fine arriveremo in pochi al traguardo, perché io so che il 6 lo farò. Niente, grazie a tutti quelli che mi seguono, a chi piace questa rubrica, se vuole può lasciarmi un like e iscriversi al canale se interessano i miei video. Troverete gli altri video del lotto nella playlist che ho creato, quindi se volete andare a vedere gli altri consigli sul lotto, c'è una playlist sul mio canale, potete andare a guardarla, ok? Ci sono, andate a guardare che sono tanti, tanti bei consigli. E niente, noi ci troviamo la prossima volta per nuovi aggiornamenti, ok? Alla prossima, un grosso bacione dalla vostra amica Perla. Ciao!